Ripartiamo con le emozioni della Summer Cup con le nostre riprese video. Dopo 2 settimane di assenza siamo qui a raccontarvi le vicissitudini della nuova squadra iscritta, la Stas, che porta al suo interno 2 giocatori che sono degli ex di fatto dell'avversario First Team, che si è del tutto rinnovato in questa edizione del torneo estivo. Sfida importante perché la Stas si gioca le sue credenziali per poter passare il turno. Serve quantomeno un punto per essere a 4 punti e quindi poter sperare eventualmente di venire ripescata come miglior terza. E una squadra come First Team è ringallozzita del tutto rispetto alla stagione invernale e pronta quindi all'assalto. Dal San Martino Sporting Club sotto Marco Lompietti, questa è la sfida volevole per la fase a gironi della Summer Cup del calcio 5 tra Stas contro First Team. Per calciare viene in qualche modo contratto Verio col tacco geniale verso Bartolini, lo chiude Forchetti, energicamente Forchetti riesce ad andarsene, attenzione all'azione di contrattacco il numero 44 che fa la conclusione sul fondo. Saracino fa con la trivela, Matteo May interviene in calcio d'angolo. Montagnoli lotta e ringhia su Saracino, gli soffia via il pallone, poi Saracino e Caparvio con un tunnel, non so quanto volontario riesce a passare, altro tunnel non so quanto volontario, e il Macrut! Avanti Fresh Team, un'azione di contrattacco un po' confusionale, un po' particolare, fatto sta che è vincente con il talento di cercare di Macrut che riesce poi a insinuarsi e con un sinistro che forse neanche sporcato un difensore, siga il gol di vantaggio, avanti Fresh Team 1-0. Bartolini su Macrut cerca di farne di torno, ancora Bartolini, May a terra, grandissima parata dell'estremo difensore di Stas. Conner che favorisce il Macrut. Il Macrut si coordina! La palla passa tra le gambe di May. Ed è il secondo squillo della squadra maglia giallo fluo. Ancora con lui il Macrut. 2-0 Fresh Team. Una sentenza il Macrut quanto calcia verso la porta. Poi Bernardini si addormenta sul pallone. Il tacco di Filistini geniale verso il Macrut. E il Macrut insiste, dice con contrasto. E il Macrut ancora scivolata in area di rigore. Calcio di rigore in favore Fresh Team per la scivolata di Borchetti dentro l'area di rigore. È vero che non ha contratto l'avversario, ma queste sono le regole. La scivolata non si può fare. La scivolata è un fallo accumulativo e quindi è calcio di rigore. Le immagini comunque sono queste. E Macrut contro May, la parata di May, straordinario Matteo May. Attenzione a questo schema che favorisce ancora il Macrut, cerca di andarsi su Bernardini, il Macrut con la magia, ancora il Macrut, la larga là su Diamanti, May con la faccia in qualche modo. May, occhio a Cocciolo, Cocciolo sfila, Cocciolo passa, la parata straordinaria di Pagliarici. Ancora Cocciolo che insiste. Attenzione alla ripartenza del numero 21 Emili che calcia in porta. Saracino, pallonetto, Porchetti, ancora Saracino, allunga su Rosatelli. Rosatelli la mette dietro verso Bartolini. Chiaramente dove il portiere proprio non può arrivare. Bella giocata del First Team che sancisce un ottimo momento con questo gol del 3-0. Primo tempo fin qui di assoluto dominio. Chiama il time out allo Stas. Sì, sì, è vero che non è di certo questo il girone più difficile dei 6. È anche vero al tempo stesso che insomma è una squadra che si è ricostituita bene con giocatori come Bartolini che sfida ancora in questa bella giocata. Bartolini! E insomma stavamo proprio dicendo questo. Per Steam di questa edizione estiva è tutt'altra cosa, con 2 o 3 innesti fatti in un certo modo come Bartolini, come Macrut. Insomma questa squadra ha trovato la sua dimensione. Bartolini si è in gol del 4-0 che forse congela la partita. Si è questo errore di Minichini, ancora Bartolini, se ne va Bartolini che insiste, guarda la porta Bartolini! Elude anche l'intervento scivolato dell'avversario, rientra sul destro, lo incrocia a perfezione, segna un altro gran gol. Si è moderato che lo sia tripletta, ma quello che più conta è che il First Team sta dilagando ora. Termina qui il primo tempo, è una sola del First Team che sta vincendo 5-0, ha anche sbagliato un calcio di rigore con il Macrut. Partita dilagante dei gialloflu di Diamanti. Oli Montagnoli chiuso bene da Betti sul pallone, visione energica del veterano numero 20. Poi Bartolini tocca dietro su El Macrut. La risposta di May, ma la partenza di questa ripresa è sulla falsa riga di come si è concluso il primo tempo. Lascia scorrere verso il Macrut va da solo, il Macrut. Porchetti in scivolata e ancora calcio di rigore, stesso tipo tipologia del fallo di prima e anche in questo caso c'è il credo il penalty. Stavolta che cosa fa? Parte Diamanti e May blocca anche questa, para rigori May. Cerca di passare, lo fa con una bella giocata il numero 15, attenzione a Rossano Bernardini che serve Cocciolo, la risposta di Pagliarici. Non è ancora finita, che c'è Bernardini. La giocata qua di Bernardini, azione insistita dei nerazzurri. Bernardini alla fine conclude, c'è ancora Pagliarici. Doppio intervento per lui. Bartolini interviene, Bartolini tocca sul Macrut, tocca contro attacco, c'è anche Diamanti. Lui va da Bartolini che è più veloce. Bartolini cerca la giocata, passa via ancora il Macrut. Diamanti, pallone dentro, Porchetti salva tutto sulla linea di porta. E il Macrut. Il Macrut punta Porchetti, il Macrut se ne va, il Macrut insiste, la mette comoda su Bartolini.
un'altra grande giocata di questo tandem che saprà dirci qualcosa di più di importante nel proseguo del torneo nella fase Elite. 6-0, primo posto ormai in cassaforte, con questa coppia il Flash Team può davvero sognare. Ancora Leonardo Bartolini, il pallone incollato al piede! Che giocata, che gol di Leonardo Bartolini, un'altra gemma delle sue, applausi convinti da parte della panchina. È un Flash Team letteralmente trasformato, è un Bartolini show. Occhio alla ripartenza ancora una volta di Bartolini, no Luca a giocare Filistini dentro, Bartolini, ancora gol. Lo Stas non c'è più, forse non c'è mai stato questa sera, contrariamente alle due prime apparizioni. Il Flash Team avanza, che è una meraviglia. Ancora Leonardo Bartolini, ma questa è un'azione corale bellissima. Attenzione ancora Bartolini che recupera questo pallone sull'errore del difensore, poi May compie un'autentica fradezza, stavolta sì, la prende sicuramente in volto la palla. Cocciolo con una grinta infinita, ma il Macrut con la sua classe riesce a passare, resiste anche la carica del fallo, serve ancora Bartolini dentro per il Macrut, tutto troppo semplice, 10-0 per il Flash Team, alta giocata sul tandem il Macrut. Bartolini stavolta chiede scusa a Cocciolo, giustamente l'aveva colpito, nonostante questo i gialli sono andati avanti. Che una meraviglia. Allora Pagliarici, da questo è Saracino. Saracino di fine, attenzione, gran palla per Bartolini. Bartolini! Che gran gol anche questo! La palla di Saracino però è veramente un invito a nozze. Poi Bartolini che stasera azzecca tutto, calcia sul pallo e poi in gol. Un'altra rete fantastica. Saracino col tacco, ancora Diamanti! Finalmente lo trova! Un grandissimo gol di Manuel Diamanti. La rete del 12-0, la rete del presidente. Diamanti fa centro con questo destro veramente bellissimo di punta. Sellani, il tocco ancora una volta su Emili. Sellani protegge palla e scarica. Pagliarecci in corner dice di no, vuole tenere la porta inviolata. Sellani dentro, non ci riesce a tenere la porta inviolata perché l'azione successiva trova il gol di Mattia Emili, l'assist di Sellani. Emili ha avuto dentro, gol d'orgoglio dello Stas. È game over, alzamento di Sporting Club, il Flash Team con una prova d'autore si prende la testa del girone, quindi sarà testa di serie per la Stas, sarà zona middle.